Siamo finalmente, lo hanno, non dico confermato al 100%, ma al 99% sì. Ragazzuoli, siamo qui per andare a vedere il D-2 e ricordo che è l'ultimo D- prima della live, perché quello di domani lo faranno uscire post annuncio della live. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, vi invito ancora una volta a lasciare un bel like come in tutti i video e a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, e ancora più importante, non mancate domani alle 11 per la live Revia di Nanette Marble e giovedì per la maratona all in estendibile con giveaway a completamento del timer per soli abbonati. Detto questo, grazie a tutti e buona visione. Bentornati oggi su Grand Cross Jump Global, perché sì ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere insieme l'ultimo di meno che vedremo prima della live. Ma prima di iniziare ragazzuoli, io vi invito assolutamente, come ho fatto pochissimi secondi fa, a seguirmi su Twitch, Instagram, Twitter e ovviamente anche tutti i link li trovate in descrizione. Tra l'altro joinate il mio server Discord, perché il mio server non lo dico mai, ma il link è sempre in ogni video, ok? Ve lo dico anche, ve lo dico qua dopo tanto tempo. E entrate perché tutte le sere siamo in chiamata, quasi tutte le sere. Quindi mi raccomando, se vi interessa potete giocare in server. Detto questo, volevo ricordarvi probabilmente i due appuntamenti più importanti di tutto febbraio. Mi raccomando, non mancate domani mattina in live alle 11 per vedere e per reactare insieme su Twitch la live della Nanette Marble, dove annunceranno il fest del terzo anniversario di Grand Cross Global. Mi raccomando ragazzuoli, non mancate. E ancora più importante, non mancate giovedì, quindi domani all'altro, per la maratona estendibile all-in del fest, dove per appunto ci sarà anche Ken a pullare con me. Faremo il giveaway solo per gli abbonati, quindi se avete Amazon Prime potete partecipare e venite a fare la sub sul canale Twitch. E detto questo, vi aspetto in questi due appuntamenti più importanti di tutto febbraio. Detto questo, scusate se vi ho fatto il mega riassuntone di cose di questi giorni, ma è veramente importante. Partiamo subitissimo con la ciccia, le news. Allora, andiamo subitissimo. Questo era il D-5, ok? Cerchiamo di ripercorrere un po' a ritroso, anzi, sì, un po' quello che effettivamente c'è stato, ok, in questi giorni. Questo è il D-5, dove per appunto ci indica la luce e l'oscurità che si fondono e poi esce il codice Holy War. Questo è il D-4, dove ci dice dove appaiono i 10 comandamenti, ma prima appaiono 4 comandamenti, che è un palese riferimento, ma è il 4 comandamenti secondo me, e poi appaiono tutti gli altri. Questo è il D-4 e poi c'è il codice 10 comandamenti. Poi abbiamo il terzo è il D-3, che è quello di ieri, che c'è questo Broken Heart, per l'appunto, questo cuore che si rompe, che c'era la citazione probabilmente al Cother, ma anche a Mael, quindi c'era un po' la community era titubante su quello che potesse uscire, c'era anche un po' di timore. E oggi è uscito il D-2, che ricordo essere l'ultimo D- prima della live, perché come è stato anche in passato, domani non ci sarà il D-1 in teoria, perché tanto tempo fa lo facevano, però nell'ultimo periodo tipo Escanor e Meliodas non l'hanno fatto, quindi spero, oddio, forse Escanor insomma da Meliodas no, spero che non facciano uscire il D-, ma lo facciano uscire post live, ok, lo spero per non spoilerare più che altro. Per appunto è uscito quest'altro che è l'ultimo, eccolo qua ragazzuoli. Ovviamente tutti questi post li trovate sul mio Twitter, hanno già annunciato la live, anche quella la trovate sul mio Twitter, ricordo che la vedremo insieme alle 11 su Twitch, mi raccomando. Però questo è il D-2, due ali, un'ala angelica e un'ala di un angelo caduto, per così dire, un'ala demoniaca, ok? Con queste piume, luce e oscurità, light e dark, e poi c'è Twisted Fate. Ragazzuoli, ecco qua, questa è la conferma piena, assoluta, di Mael, che attenzione però, cosa molto molto importante, non sappiamo quale Mael uscirà. Attenzione, perché ci sono sempre delle ipotesi. Io non voglio smontare nessun player felice, nessun player contento, perché sarebbe un po' brutto, ok? Però voglio darvi questa opzione, mettervi al corrente che, ehi,
potrebbe essere uno, che sarebbe quello più bello, ma anche altro, perché ci starebbe, perché questi indizi che finora ci hanno dato sono per l'appunto, si riferiscono a entrambi, più al quarto comandamenti, ma anche all'altro, e sto parlando esattamente di lui. Questo Mael potrebbe essere la prima opzione, perché è quello che ha l'occhio Dea e un occhio demoniaco, con un'ala, due ali in questo caso, angeliche e due ali demoniache, ok? Quindi potrebbe essere sicuramente un indizio che si fa riferimento a questo, a questa cosa, oppure potrebbe anche essere un riferimento, no, a questa roba qui, un occhio di luce, un occhio di oscurità, se proprio vogliamo dire. E questo qua, attenzione, sarebbe Dea. Questo qua, su Gran Cross, dovrebbe essere Dea, se non mi sbaglio. Perché è Mael, effettivamente, che è corrotto dai comandamenti. Però è un Mael cosciente di quello che fa. Un Mael, comunque, un po', sì, corrotto, per così dire, ma è comunque Mael, ok? Mentre l'altro, ragazzuoli, eccolo qua, è il Mael con i quattro comandamenti, quello che tutti noi aspettiamo, quello che secondo me è più probabile, vedendo anche questa cosa qua, ok, che escono prima quattro comandamenti, poi ne escono altri, ragazzi, perché c'è un ragazzo che ha detto anche su Twitch, Leo, ci hai fatto caso che hanno messo questa gif dei quattro comandamenti, dove appaiono prima quattro comandamenti nel di meno quattro, ok, proprio le citazioni, proprio i riferimenti dove uno vuole trovarli, ok? Però effettivamente, se uno ci pensa, non ha tutti i torti. Questo ovviamente poi si sarebbe il Mael più propenso e più bello da far uscire, però è anche vero che lui sarebbe demone, perché se andiamo su Grand Cross, ve lo faccio vedere subitissimo, ecco qua, questo è uno screen di quello che c'è su Grand Cross. Questo Mael sarebbe demone. Questa è la cosa, perché se l'altro è essenzialmente Mael, ma con una corruzione bilanciata, quindi è sempre Dea, se proprio così la vogliamo vedere, però c'è anche i comandamenti che però non influenzano più di tanto, questo Mael ha più comandamenti, quindi sarebbe più lato demoniaco che lato Dea. Spero tantissimo che, Se deve uscire lui, sperando che esca lui e non questo, perché ragazzi, tra i due non c'è paragone, questo è molto più bello e hype, ok? Non c'è un cazzo di paragone, ok? E anche la forma finale prima del risveglio del Sunshine. Io spero tantissimo che se facciano uscire lui sia Dea e non demone, però se così fosse, in futuro, quando uscirà il Mael Sunshine, se uscirà, sarà Dea pure lui. Si chiamano entrambi Mael, fanno a cozzi col team. Quindi ci starebbe far uscire Demoni in modo tale da lasciare il DPS finale per ora per il team Demoni, levando questa rossa, perché probabilmente non si potranno giocare insieme, per poi lasciare il Mael Sunshine nel team Dea. Ci potrebbe stare in modo tale da avere il Mael Oscurità nel team Demoni e il Mael Luce nel team Dea, proprio se vogliamo. Però non è anche da escludere che, così come Freya, così come un Sigurd e così via, abbia nella passiva per appunto la roba del ehi, io sì sono demone o sì sono Dea, però valgo anche come demone o Dea, in caso di uno dell'altro, no? Ci potrebbe stare, io lo spero. Spero anche che sarà Light o Dark e che questa cosa, ragazzi, faccia riferimento al type, perché come ho detto stamattina in live su Twitch, sarebbe una figata assurda, secondo me, se facessero il primo personaggio sia Light che Dark, perché per quanto sì, sembra passato poco tempo dal primo PG Dark, ma vi ricordo che il primo Mel Dark uscì a fine 2021, sono quasi un anno e mezzo che è uscito, ok? Quindi è un po' tanto ormai. Detto questo, ditemi la vostra nei commenti cosa ne pensate, io vi invito comunque a seguirmi su tutti i social, il link in descrizione, in primis su Twitter e Instagram, perché là vi porto tutte le news, anche Twitch per tutte le live mattutine e pomeridiane, che ci sono 7 giorni su 7, 360.000 giorni l'anno, ok? Perché essenzialmente non saltiamo praticamente nessun giorno, se non per andare alle fiere e magari anche incontrarvi. Detto questo, ovviamente, ragazzuoli, la conferma di Mael è assolutamente confermata, ragazzi. Ripeto, questi sono i post, li trovate sul mio Twitter, seguitemi, perché questi post li vedete subito appena escono. Questo è uscito alle 10, cioè 3 ore fa per voi. Se mi seguite, li vedete subito, no? Quindi, mi raccomando, seguitemi. E ragazzi, live sale. Io vi ricordo ancora una volta, domani live reveal della Netmarble e giovedì live maratona all-in fest. L'hype c'è, ragazzi, l'hype sale finalmente, tra l'altro un anniversario senza sin, l'opzione Gother per fortuna completamente smentita, confermato al 100% Mile, proprio al 100%, bisognerà vedere, perché secondo me, l'ho detto anche in live stamattina, questa roba qua
che richiama ancora il light e il dark con questa scritta dimezzata, potrebbe essere semplicemente che questa gif richiama la luce e l'oscurità, l'essere dea e l'essere demone, ma questa qua richiama il type. Perché io ripeto, se fosse stata una gif di due elementi che stavano fermi, ok, poteva indicare il PG buono, quindi Mile, il PG cattivo, quindi sta rossa, quindi demone, no? Che si fondono e tornano, c'è qualcosa di unico, no? Quindi essenzialmente quello con i comandamenti. Se rimanevano a sé stanti, ok, ci poteva stare PG che è luce, PG che è oscurità, ok? Quindi è un richiamo essenzialmente a questa forma qui. Però è il fatto che si fonde, ok? Secondo me... o indica il PG che comunque è sia luce oscurità, oppure il type luce oscurità fuso. Io lo spero tantissimo. Non sarà mai così, ok? È solo una mia idea che sappiamo benissimo non si realizzerà mai. Però più che altro anche la mia speranza. Perché secondo me ci vorrebbe veramente, veramente tantissimo. Vedete questa parte dove si fondono, cioè per me indica l'elemento luce e l'elemento oscurità che si fondono, perché se andiamo anche a vedere nella gif, nella parte finale, cioè ci sono i pezzettini questi qua che sono palesemente il type luce, e qualcuno di questi, se andate a vedere nella gif sul mio Twitter, per esempio questo qua in basso è palesemente l'elemento dark, cioè, se andate a vederlo, questi qua no, però questo piccolino è il type dark 100% ragazzi, lo si vede, lo si vede tranquillamente meglio se... se lo guardate direttamente dalla GIF ufficiale. Però si vede tranquillamente, questo è il Type Dark. Quindi con me anche questo dietro questo video. Quindi insomma, diciamo che le speranze sono molte. L'importante però è che esca questo. Potrebbe essere, ci sono tantissime opzioni, potrebbe essere Type Rosso ma è Dea e vale come Demone. Potrebbe essere Type Rosso e vale è Demone ma vale come Dea. Potrebbe essere Light e Dark insieme, potrebbe essere un botto di cose, ma lo scopriremo domani nel live. Detto questo ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo, mi ricordo di like, iscrivetevi, che Mael finalmente sta arrivando, sì, ovviamente, recuperate tutti gli altri video a destra e a sinistra e qua sopra nelle schede. Io vi ringrazio tutti, mi raccomando ragazzuoli, mi raccomando, domani nel live della Netta Marble e maratona estendibile il 23, non mancate, e let's go, boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!